Vediamo i titoli del sommario Occhio alla Notizia. E di nuovo Covid free l'ospedale Santa Croce di Fano, trasferiti a Pesaro tutti i pazienti positivi al tampone. Ricoveri in calo nelle Marche, oltre 400 i positivi al virus, più di un quarto nella provincia di Pesaro Urbino, 6 le vittime nelle ultime 24 ore, tra cui una fanese di 84 anni. Domani l'ultimo saluto a Armando Donini nella Basilica di San Paterniano a Fano, il ricordo di chi ha condiviso con lui la passione per la musica e il teatro dialettale. Ruba la cassetta delle offerte nella Basilica di San Paterniano, arrestato alla stazione ferroviaria un 31enne di Riccione, rimesso in libertà in attesa del giudizio. Inizia il conto alla rovescia per il nuovo decreto del governo, cenoni e pranzi per pochi intimi e spostamenti vietati tra comuni e regioni. Messa di Natale al tempo del coronavirus, l'ipotesi di anticipare l'orario divide i pesaresi. Potevano lasciarla, perché comunque anche se la fai a mezzanotte il distanziamento lo fai uguale, non è che a mezzanotte scatta il Covid, corre, arriva, no. No all'ospedale unico, sì a un nuovo nosocomio nel pesarese, l'assessore regionale Stefano Guzzi parla di sanità e non esclude il ritorno a una sola struttura organizzativa unendo Area Vasta e azienda Marche Nord. Buonasera, lo avete sentito dai titoli, l'ospedale Santa Croce di Fano è tornato ad essere Covid free, tutti i pazienti risultati positivi a seguito del focolaio che si è sviluppato nei reparti di medicina e gastroenterologia sono stati trasferiti nel presidio ospedaliero del San Salvatore e nella struttura di Galantara. Dopo aver isolato il focolaio, spiega il direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli, questa mattina grazie alla collaborazione con l'Area Vasta abbiamo iniziato a trasferire pazienti. Molti di questi sono stati dimessi al domicilio, altri trasferiti a Pesaro. I pazienti sono principalmente asintomatici e resteranno ricoverati per curare altre patologie. E si svolgeranno domani nella Basilica di San Paterniano a Fano i funerali di Armando Donini, 61 anni, deceduto nei giorni scorsi a causa di un malore. Sentiamo il ricordo di chi ha condiviso con lui la passione per la musica e per il teatro dialettale. Un eterno ragazzone, solare, ironico, sempre in vena di complimenti, ti arriva la notizia e non ci credi, è impossibile, Armando ci ha lasciati. Sono centinaia i messaggi pubblicati su Facebook per ricordare Armando Donini, fanese di 61 anni, definito un'icona di stile, un uomo gentile e disponibile, pieno di voglia di vivere e con il sorriso contagioso. Geologo di professione, molto noto in città per la sua grande passione per la musica e il teatro dialettale, Donini è deceduto in casa lunedì pomeriggio a causa di un malore fatale. Il funerale verrà celebrato domani alle ore 15 nella Basilica di San Paterniano. Lascia la moglie Maria Grazia e il figlio Alberto, ma anche tanto sgomento a intere generazioni. Suonavamo entrambi la batteria quando avevamo 16-17 anni. Poi ci siamo persi di vista e ci siamo ritrovati perché Luca Valentini me l'ha segnalato come DJ quando io scrivevo il secondo libro. Armando ha cominciato a fare il DJ al Mirage e all'Arianna verso il 75-76, poi è passato al People, e successivamente alla Capannina e al Male, queste sono le discoteche in cui ha lavorato. Era un grandissimo amante della funky music americana e si è distinto in quegli anni proprio perché questa era una delle linee di condotta della Baia degli Angeli, che lui frequentava tantissimo, la discoteca di Gabicce che ha fatto epoca. Armando ha partecipato alla presentazione del mio secondo libro, Fano Music Story 2, con una grandissima, bellissima serata allo Chalet del Mar, dove ha portato i suoi adepti, i Pipplers. C'erano più di 150 persone portate da lui che si sono divertiti tantissimo perché era veramente molto amato e seguito. A ricordarlo con affetto è anche Simone Diotallevi della compagnia dialettale Il Brudette. Simone, dove vi eravate conosciuti? Ma ci conoscevamo già perché lui frequentava il locale che avevano i miei genitori giù in Sassonia. Poi dopo i figli frequentavano lo stesso asilo, San Marco, e Mirisola, Francesco, ha creato questo gruppo, il Brudette, e ha aggregato varie facce, fra cui la mia e la sua, e lì è cominciato un cammino che ci ha portato
pian piano da San Marco, siamo andati al Masetti, poi nel 2001 abbiamo debuttato al Politeama con l'Art del Pettegolese. Non l'ho mai visto arrabbiato una volta, mai visto arrabbiato. Ironico, pungente, quanto voleva essere pungente, era un one man show Armando. A voce ferme, sai, sono cose che un po' ti turbano, diciamo, perché se ripensi a tutti i momenti che hai condiviso nei camerini, le cene dopo, purtroppo il tempo che passa ti rimangono i ricordi, fortunatamente almeno i ricordi. Volevo fare anche le condoglianze, ci tengo a fare le condoglianze a nome del gruppo, alla Graziella, ad Alberto, a tutte le famiglie. Ciao Armando. Allergico giù, se no, ma te, mi fai di un mal de cosce a te, e ti vuoi proprio una bella facessa, dillo giù, se no mi prende il mal de cosce da condanna, tia. Signor, signore, aiutate voi, aiutate voi, aiutate. È stato arrestato dai carabinieri di Fano l'uomo che ha rubato la cassetta delle offerte nella Basilica di San Paterniano. Si tratta di un 31enne di Riccione senza fissa dimora, fermato dalla radiomobile nel sottopasso della stazione. Era intento a raccogliere delle monetine da terra cercando di nascondere uno sportellino in legno e una apribottiglie. I militari hanno quindi controllato l'intero sottopassaggio, trovando nel sottoscala tra il secondo e il terzo binario la cassetta in legno abbandonata. A quel punto il 31enne, davanti alle evidenza dei fatti, ha ammesso le sue responsabilità. Ne è seguita un'attività di ricostruzione del furto grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza che mostrano il giovane percorrere via Nolfi con la cassetta in spalla. Al suo interno circa 140 euro in monete subito restituiti ai frati della Basilica. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio che si svolgerà con rito ordinario come richiesto dall'avvocato difensore. E tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Roma a Fano, all'altezza dell'ex seminario. Una Mini di colore bianco, condotta da una fanese di 51 anni, stava procedendo in direzione mare, quando nello svoltare a sinistra verso il supermercato si è scontrata con un Audi A3 che stava percorrendo via Roma nell'altro senso di marcia. A bordo dell'Audi c'erano padre e figlio di 34 anni, sul posto il 118 che ha trasportato in ospedale i tre feriti, tutti in modo lieve. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge. E adesso l'aggiornamento sul coronavirus. Sono 6 decessi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. A questi però ne vanno aggiunti altri 3, per i quali è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Tra le vittime c'è anche una fanese di 84 anni morta all'ospedale di Pesaro. I positivi invece sono 421 su quasi 1600 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. La maggior parte, 108, è stata rilevata in provincia di Pesaro Urbino. Seguono quella di Ancona con 100, Macerata 98, Fermo 57, Ascoli Piceno 50 e poi 8 da fuori regione. Altri contagi, 50, sono emersi dal percorso antigenico su oltre 1000 test rapidi che necessitano quindi di una conferma con test molecolare. Negli ospedali delle Marche ci sono 22 ricoveri in meno per un totale di 650. I pazienti in terapia intensiva scendono da 86 a 85, mentre aumentano quelli in semi-intensiva che passano da 145 a 153. Ed è in arrivo il nuovo decreto del governo con le misure anticontagio valide per le prossime festività. E tra i nodi da sciogliere ci sono anche i cenoni e gli spostamenti. Bene, Letizia Marchionni ha chiesto su questi argomenti il parere dei fanesi. Numerose regioni italiane potrebbero diventare gialle, ma non sarà comunque un Natale da liberi tutti. Nelle ultime ore decisive per il nuovo DPCM trapelano voci su quali saranno le restrizioni che regoleranno a partire probabilmente dal 4 dicembre le festività natalizie, probabilmente chiusi gli impianti sciistici e ferme le crociere. Tra le proposte c'è anche quella di mantenere aperti gli outlet durante le festività natalizie. Resterebbe fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Tra i nodi più discussi nelle ultime ore restano cenoni e spostamenti. Tavolate ristrette ai parenti più intimi, si lavora ancora su possibili deroghe per ricongiungimenti tra parenti e familiari. Bloccati invece sarebbero gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra zone gialle.
In cantiere la possibilità di limitare il 25, il 26 ed il 31 i movimenti anche tra un comune e l'altro. Aperti forse i ristoranti per pranzo anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, ma nonostante questo la maggior parte dei fanesi ha programmato le festività in casa. Come passerete il Natale quest'anno? Siamo a casa come sempre. Come sempre, nel senso con i familiari, perché tu hai tanto fuori regione, ci puoi andare, in montagna ci puoi andare, quindi... Con mio marito, mio figlio, mia suocera e basta, perché non vogliamo assolutamente metterci insieme ad altre persone che potrebbero essere contagiosi o noi contagiosi lo stesso. C'è un nuovo DPCM in vista che non permetterà gli spostamenti tra regioni. Anche se io avessi qualcuno, sinceramente, che è fuori regione, che è solo, cioè comunque cercherei di contattarlo o telefonicamente o con le videochiamate, perché mi sembra giusto osservare quello che viene detto. Io sono contro il Covid, per me lo guardo, lo saluto, non me ne può fregare di meno. Io faccio alla grande, guardi, c'ho tutta la mia famiglia alla grande, ho preparato tutto, quindi non faccio un passo indietro. Forza Covid, perché abbiamo paura? Usciamo di casa. Io vivo a Pesaro, ma sono un umbro, quindi poi me ne vado anche in Umbria, quindi faccio le due regioni. Non vediamo gli non amici, non, con gli amici, non tanto... quelle consuetudini, l'ultimo dell'anno, ecco, sono tutte cose che vanno, che non si fanno, ma il Natale sarebbe anche una festa religiosa, tutto questo... Ambaradan, festaiole, non è che a me interessa. Gli spostamenti si faranno sicuramente legati al nuovo DPCM, non sono fortemente d'accordo, perché per lavoro ti fanno spostare, visto che ti sposti per lavoro dovresti avere la possibilità di spostarti anche per il Natale. E voi avete qualcuno che magari è di un'altra regione, avreste voluto vedere? Sì, mia sorella che studia all'Università di Modena, quindi vedremo se riuscirà a raggiungerci in qualche modo. Penso che dai, per lei sia previsto tornare al suo nucleo familiare. L'onda resta ancora molto alta, quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con uno scampato pericolo, spiega il ministro Speranza. Ancora settimane di sacrifici che includono anche le festività. E molti dicono: io non so rinunciare al cenone di famiglia. Invece, voglio dire, un anno, se il Natale si passa in pochi e si osservano le regole, se no non ne usciamo più da questa situazione che è disastrosa. Bisogna per forza farlo, se ne va della vita, quindi... è una cosa indispensabile, se non vuoi crepare, quindi lo so che c'è l'economia, che ci sono i soldi, ci sono gli interessi, giustamente, ma prima di tutto cosa viene? La pelle. E fa discutere anche l'anticipo della Santa Messa della Vigilia di Natale, un'ipotesi che divide i pesaresi. Angelica Panzieri. La proposta del governo di anticipare la messa di Natale divide i cittadini pesaresi. Tutto dipenderà da quello che uscirà nel prossimo DPCM, che entrerà in vigore il 4 dicembre. Per ora, come noto, il governo sembra intenzionato a impedire la celebrazione a mezzanotte, come da tradizione, per la messa di Natale tra il 24 e 25 dicembre. Una misura che rientrerebbe nella linea di prudenza e cautela che l'esecutivo sta mantenendo ormai da settimane. L'intenzione, infatti, è anche quella di mantenere il coprifuoco fino alle 22, anche durante le feste natalizie. Ma per me si può fare quando vogliono farla, nel senso, se le restrizioni richiedono di anticiparla va benissimo, tanto non è che è un... non cambia il senso del Natale, non questo perlomeno, non cambia orario della messa, magari tante altre cose sì. Il senso del Natale non è il 22, le 21 piuttosto che le 20, quindi non cambierebbe nulla assolutamente, e non mi cambia nulla andare alle 9 o alle 10. Non mi sembra la cosa più essenziale, no? Cioè, voglio dire, se lei crede che vuole fare la messa, se va alle 22, alle 21, alle 6, insomma, voglio dire, l'importante è quello, non è l'orario, insomma. No, a mezzanotte, perché è stato sempre a mezzanotte, che differenza c'è tra le 10 e mezzanotte? Cambia il senso di tutto. No. Perché? Mezzanotte o no? Non sono d'accordo. Concordo, anche se non partecipo molto alla messa in generale.
chi ci tiene, fa affidamento, probabilmente non è poi così tanto giusto. Alla fine è una sicurezza per le persone. Già comunque è un dispiacere non poter fare anche magari un Natale qua assieme sotto l'albero, che per me è una cosa molto carina. Quindi anche questa cosa della messa potevano lasciarla, perché comunque anche se la fai a mezzanotte il distanziamento lo fai uguale. Non è che a mezzanotte scatta il Covid, corre, arriva, no. Come c'è alle 10 c'è a mezzanotte. Ma la situazione lo richiede, quindi a sto punto va bene così. E purtroppo è così, come dice lui. E a Pesaro prende il via la distribuzione dei saturimetri che il Comune ha deciso di donare ai pesaresi over 65 o con disabilità, grazie ai fondi ottenuti dallo Stato per essere stata una delle città più colpite dal virus. Sono state presentate oltre 2.900 domande, ha detto il sindaco Matteo Ricci. Da domenica 6 dicembre i volontari di quartieri porteranno lo strumento per misurare l'ossigenazione del sangue direttamente nelle case di tutti i pesaresi che ne hanno fatto richiesta. Per garantire il corretto funzionamento verrà diffuso sul sito e canali social dell'amministrazione il video informativo realizzato da ASPES e farmacie comunali che spiega l'utilizzo corretto del saturimetro. No all'ospedale unico, sì a un nuovo nosocomio nel pesarese. È la posizione dell'assessore regionale Stefano Aguzzi, che non esclude il ritorno a una sola struttura organizzativa, unendo quindi l'area Vasta 1 e l'azienda ospedaliera Marche Nord. Ho condiviso la mia visione personale sulla sanità nella provincia di Pesaro e Urbino con il direttivo provinciale di Forza Italia, perché credo che insieme come partito dobbiamo prendere una posizione ben definita. Noi diciamo quindi, così come del resto abbiamo deciso in Consiglio regionale, no ad un unico ospedale tramite un project financing. Perché? Perché se andassimo avanti con questo tipo di iniziativa noi ipotecheremmo per i prossimi 10 anni tutte le risorse finanziarie che la Regione Marche può, diciamo così, indirizzare verso la provincia di Pesaro. Di fatto realizzeremmo un'unica struttura e spoglieremmo quasi tutto il resto del territorio da quelli che sono i servizi essenziali e necessari. Conseguentemente noi potremmo benissimo mantenere sulla provincia di Pesaro i 104 milioni che sono previsti dal Ministero per il nuovo ospedale, ma non tramite un project financing, bensì tramite un bando regionale, progetto regionale per una realizzazione di una struttura ospedaliera più moderna su Pesaro, quindi su Moraglia. Nello stesso momento una struttura non più da 600 posti, bensì da massimo 400, che possa garantire in qualche modo la redistribuzione sul resto del territorio di quelle che sono le attività necessarie per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una prevenzione più efficace, come del resto in questo momento di Covid si sta dimostrando che sia una vera e propria esigenza e necessità. E voglio anche ribadire una cosa: quando si parlava di un unico ospedale a Marche Nord si istituì appunto l'azienda ospedaliera. Se oggi viene a cadere il fatto di un'unica sede ospedaliera tra Fano e Pesaro, ma bensì si punta a mantenere entrambi i presidi, non è più neanche un dogma, una necessità quella di mantenere due strutture, cioè l'ASUR e l'ASUR provinciale e l'azienda ospedaliera Marche Nord. Potremmo anche pensare in prospettiva di superare queste due entità e, come nelle altre province, mantenere un'unica entità organizzativa in modo da snellire ulteriormente e rendere più efficace di prospettiva anche gli interventi sul fronte sanitario. Questa è una iniziativa che ho voluto condividere, ripeto, col partito di Forza Italia, una posizione comune che possa dare in qualche modo un indirizzo univoco alle attività legate allo sviluppo dei servizi sanitari nella provincia di Pesaro Urbino, in accordo con l'amministrazione regionale di cui ovviamente faccio parte. Ancora cronaca, chiede il nulla osta per realizzare delle opere e alla fine viene denunciato. La Guardia Costiera di Pesaro ha scoperto a Marotta di Mondolfo diverse opere edilizie che erano state realizzate abusivamente sul demanio marittimo pubblico. Si tratta di una porzione di sala adibita a ristorante, oltre ai gazebo chiusi, infissi al suolo, recinzioni varie, basamenti in calcio e struzzo, una porzione di piscina ed un locale in muratura. Il responsabile è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria e il giudice per indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero ha disposto sequestro preventivo delle opere, al quale hanno dato pronta esecuzione gli uomini della Guardia Costiera. Inoltre sono stati interessati gli enti amministrativi competenti per emanare i provvedimenti di demolizione.
E il Covid ha annullato anche i mercatini di Monbaroccio, per questo la Proloco ha deciso di realizzare un'edizione virtuale con un sito internet e la promozione di opere d'arte e di prodotti tipici locali. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Negli ultimi anni ha visto crescere sempre più il numero di turisti e spettatori durante le festività natalizie. Stiamo parlando dei mercatini di Natale organizzati dalla Proloco nel suggestivo borgo di Monbaroccio, che a 20 anni dal suo debutto, quest'anno, a causa del Covid, sarà interamente digitale. Abbiamo deciso di fare questa virtual edition del Natale, dove diamo la possibilità comunque a tutti i ristoranti, artigianato artistico, chi veniva insomma con i propri prodotti, soprattutto puntando all'artigianato artistico e ai prodotti tipici locali, chi veniva nel nostro comune, nei nostri mercatini di Natale, ha la possibilità virtualmente di vendere il prodotto. Quindi abbiamo cercato di dare un'impostazione di vendita dei prodotti sia tipici locali che dell'artigianato artistico in maniera virtuale, in modo tale da poter aiutare l'artigianato e comunque tutti i produttori locali. Un mercatino virtuale dunque, visibile già sul sito nataleamonbaroccio.it fino al 10 gennaio del prossimo anno, dove all'interno delle tre sezioni sarà possibile scegliere idee regalo da mettere sotto l'albero, acquistare i prodotti tipici del nostro territorio oppure visitare la mostra dei presepi. Per quest'anno niente magiche emozioni con lo spettacolo della neve, il presepe vivente o luoghi incantati nelle varie casette del borgo. Ci piange il cuore, ha detto il presidente della Proloco Damiano Bartocetti, ma torneremo presto ad emozionare a tutti gli amanti del nostro mercatino. 260.000 turisti in totale portava il Natale che non ti aspetti e l'edizione del Natale a Monbaroccio portava circa una 70 di pullman, migliaia e migliaia di camper e tanti turisti da tutta Italia. Chiaramente era un incremento per tutto il nostro territorio locale, ristoranti, B&B tutti pieni, adesso vediamo tutto vuoto. Questo ci viene da piangere soprattutto per le nostre attività che le vediamo in difficoltà e proprio per questo abbiamo cercato di dare questo impulso a livello locale e soprattutto lavorando anche per un 2021, speriamo, straordinario. Però ecco, vogliamo lanciare anche questo messaggio di positività e questo di amore, di pace e comunque di serenità. Ci deve essere, dobbiamo essere positivi, rispettando sempre le regole, ma dobbiamo essere positivi. E adesso guardate queste immagini che ci arrivano da Rosciano di Fano, dove è stato prelevato un abete che verrà posizionato in piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia. Il sindaco Enrico Rossi ci fa sapere che la famiglia Fanese avrebbe dovuto abbatterlo per motivi di sicurezza. Di conseguenza il comune ha deciso di sostenere le spese di prelevamento e di trasporto per poi addobbare l'albero per le festività di Natale. Un secondo abete verrà posizionato in piazza Garibaldi, nel centro storico di Cartoceto, confermate anche le luminarie sia nella frazione che nel capoluogo. E vi ricordo che domani sera alle ore 21 Fano TV trasmetterà in diretta la cerimonia di accensione dell'abete di piazza 20 settembre. Lo spettacolo, senza la presenza del pubblico, avverrà per la maggior parte all'interno del Teatro della Fortuna. Protagonisti, insieme all'amministrazione comunale, l'Orchestra Sinfonica Rossini e le ginnaste dell'Aurora Fano, neocampionesse d'Italia. E lunedì sera invece il sindaco di Fano Massimo Seri tornerà nei nostri studi per Primo Cittadino. Tra poco trasmetteremo un approfondimento sulla presentazione di un libro dell'associazione culturale La Via della Seta. 338-4968-250 invece è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni. La diretta torna domani mattina alle ore 7 per la rassegna stampa. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.